Vai intervista al più giovane. C'è un contratto in bilico in funzione di questa intervista. Il più giovane giocatore dei Campetti oggi, il notaio, ha detto che ha fatto il miglior gol della Serie A 2013. Raccontacelo. È stato un grandissimo gol, però è imminente la partenza dall'anno prossimo. Devi raccontare il gol e basta, non devi dire altre scene. No, vabbè, è stato un bel gol, però... Ma com'è il gol? Non è che chi non l'ha visto... Vabbè, calcio d'angolo, destro, sinistro, sotto l'incrocio. E festeggiamo. Poi un gran gol. Io sono un tifoso di Carelli. Perché? Perché? E vedevo il giocatore più forte dei Campetti. E dopo questo gol, perché Stark o la Bayern è stata subito, mi è venuta subito a contattare. E tu cosa gli hai detto? Ci devo pensare. Rosa! Faccio partire a questo punto una polemica dietro questa intervista. Andrea Re ha detto che gli è stato rubato dal vivaio, dai colcionero. Ah, finalmente c'è della verità dietro tutto questo, Ramo. Ma sei appena nato, c'ha 15 anni, 13 anni, non no, puoi veramente. Galella è blindato, ma non puoi dire. Galella è blindato con noi. Galella è blindato. No, però. Come no? Come no? Sono contento di far parte di questa squadra, è veramente un gran bel gruppo. E sto contento di essere qua! Non c'hai pugni! Non c'hai pugni, non c'è una merda! È vero, aspetta un'altra cosa! Bertani è l'ombra di Galella! Aspetta, dichiarazione a caldo! Aspetta! Dichiarazione! L'ombra di Galella e Bertani, di Galella e Fagioli è Bertani. Senza di lui prendiamo 7.5. È lui! Chi sa Bertani? Uno di noi! Fai domande, devi fare domande, dai. Abbiamo vinto il campionato. Scusi, mi fa la foto. Rispondi alle domande. C'è gente che rispondi alle domande. Bertani ha fatto bene. Bertani, perché qua vedo. Rispondi alle domande, Bertani. Rispondi alle domande, Bertani. Senta. Fagli la domanda. Ci sarebbero mille domande che ad uno dei protagonisti del campionato vinto dai Colchoneros. Noi ne abbiamo una sola. Ci puoi dire l'ingrediente segreto della birra di questa sera? Sicuramente, come sempre, quando si vince un campionato, il trucco rimane sempre nell'affiatamento della squadra. Calma, ragazzi, calma. Qui, come sempre, ci sono delle qualità in campo ed extra campo. Qui c'è un portafortuna che l'unica volta che non è venuto i Colchoneros piuttosto purtroppo hanno pareggiato. E quindi bisogna dire che questo è un gruppo affiatato. E quindi siamo contenti. E questa sera abbiamo festeggiato un grande campionato. Dovuto da 10 vittorie e 3 pareggi, lo dedichiamo a uno degli artefici, Massimo Primi, che purtroppo non è, questa sera non è nelle migliori di condizioni, però è qui con noi a festeggiare. Lo dedichiamo al nostro mister. Siamo noi! Siamo noi! I campioni dei Campetti, siamo noi! Siamo noi! I campioni dei Campetti, siamo noi! Calma. Lo dedichiamo al grande Marco Borsani, che è stato lui l'artefice di questa squadra! Di questa squadra, direi, trita tutto! Con 10 vittorie e 3 pareggi! E poi direi una grande dedica a tutto il Derby Sport, a tutti i Colchoneros, tutti per le mani, grandi ragazzi! Oh, 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 oh.
campioni dei capelli, cavolo!